Sembra che la pandemia stia davvero per finire. Francia, Austria, Danimarca, Norvegia sono solo alcune delle nazioni che hanno drasticamente allentato le misure anti-Covid. La variante Omicron ha fatto segnare il picco massimo dei contagi. Ma la buona notizia è che questa variante è molto più blanda delle precedenti e nella stragrande maggioranza dei casi viene superata come una semplice influenza. Con la pandemia che volge al termine, qual è la migliore azione su cui investire? Lo vedremo in questo video. Se vi è capitato di viaggiare nelle ultime settimane, vi sarete accorti che i controlli e le restrizioni dovute alla pandemia sono calati drasticamente. Personalmente sono appena stato per il weekend a New York e sono rimasto colpito dalla totale assenza di controlli in aeroporto. 9 ore di volo, siamo arrivati a New York. Mi aspettavo grandi file, controlli di documenti, tamponi, niente. E dalla grandissima presenza di persone in teatri e luoghi chiusi. Sembra finalmente che dopo 2 anni la situazione stia tornando alla normalità. Normalità che si traduce con una sola parola: vacanze. Esatto, vacanze. Dopo 2 anni chiusi in casa, dove il massimo svago era portare fuori il cane o andare a fare la spesa, sono convinto che l'umanità intera abbia voglia di andare in vacanza. Ma l'economia è andata male, le persone non hanno soldi per andare in vacanza. Non è proprio così. Secondo la Banca Centrale Europea, la pandemia ha fatto molto bene ai risparmi delle persone. Se da un lato a fare notizia sono ovviamente i ristoranti che chiudono e le situazioni di disagio causate dalla pandemia, dall'altro lato ci sono milioni di persone che anche grazie allo smart working hanno continuato a lavorare e hanno accumulato importanti risparmi. Risparmi che, ne sono convinto, ricominceranno a spendere a breve, soprattutto in vacanza. Come fare quindi a guadagnare dal fatto che le persone torneranno in massa a viaggiare? Eviterei di investire in compagnie aeree, come diceva Gordon Gekko. Evito le linee aeree, sindacati rognosi. Oltre ai sindacati, le compagnie aeree sono soggetti ai costi variabili del carburante, ai danni dovuti ai ritardi causati dal meteo, insomma, troppi elementi che non sono sotto il loro controllo. C'è un'azienda invece che è perfetta per investire nel settore vacanze. Sto parlando di Amadeus, una multinazionale che è il vero e proprio motore dell'industria vacanziera mondiale. Dal semplice viaggio aereo fino al pacchetto vacanza completo, passando per gli spostamenti in treno, quando viene venduto un biglietto, dietro probabilmente c'è la tecnologia di Amadeus. Come fate voi a comprare una vacanza? Probabilmente vi affidate a siti internet come booking.com o Expedia. Ecco, il motore di questi siti web è Amadeus. Amadeus è un'azienda incredibile che fino a prima della pandemia operava in un settore che era costantemente in crescita. Fatturato e utili sono sempre stati in crescita, fino a che il Covid ha letteralmente dimezzato i risultati. Dopo anni di prezzi in salita, le azioni nel 2020 sono crollate, arrivando a perdere oltre il 50% del loro valore dai massimi storici. Sono convinto che i numeri torneranno a crescere con la normalizzazione della situazione e credo che Amadeus potrà tornare a segnare nuovi massimi storici, visto che si trova in una situazione di totale dominio di questo settore. Amadeus è la classica azienda che piacerebbe tantissimo a Warren Buffett. Praticamente non ha concorrenti e chi comincia a utilizzare i suoi servizi difficilmente cambia fornitore. Pensate che nel settembre 2017 un problema sui server di Amadeus mandò in tilt i trasporti aerei del pianeta. Questo ci fa capire quanto sia potente questa azienda. Se dal punto di vista fondamentale l'azienda è estremamente interessante, come siamo messi dal punto di vista tecnico sul grafico? Molto bene. Sul grafico, infatti, a partire dal 2021 si è formato un testa e spalle, una classica figura dell'analisi tecnica che in questo caso ha un connotato rialzista,
che proietta i prezzi dell'azione oltre gli 80 euro per azione, cosa che vorrebbe dire nuovi massimi storici per l'azienda. Se vuoi investire in questa azione ma non sai come fare, mando un'email a info@investire.biz indicando il tuo numero di telefono, il nostro staff ti contatterà e ti aiuterà a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e del trading online. Inoltre ti invito a partecipare al webinar del lunedì, un appuntamento che si tiene tutti i lunedì alle ore 18 sul sito investire.biz, dove noi trader di investire.biz condividiamo quelle che secondo noi sono le migliori opportunità sia di investimento che di trading per tutta la settimana. Se vuoi iscriverti al webinar ti lascio il link in descrizione, l'appuntamento è gratuito.